Ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, in secoli dei secoli. Amen. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Tantum ergo sacramento, benedetur celui, et anticum documentu novo cedat vitui, preserd fides supplementu, sensu defectui. Genitori, genitori, procedenti ab utroque comparsi laudatio. Amen. Hai dato loro il pane disceso dal cielo, che porta in sé ogni dolcezza. Preghiamo. Signore Gesù Cristo, che nel mirabile sacramento dell'Eucaristia ci hai lasciato il memoriale della tua Pasqua, fa che adoriamo con viva fede il santo mistero del tuo corpo e del tuo sangue, per sentire sempre in noi i benefici della redenzione. Tu che vive e regni nei secoli dei secoli. Amen.
sia benedetto. Dio sia benedetto. Benedetto il suo santo nome. Benedetto il suo santo nome. Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. Benedetto il nome di Gesù. Benedetto il nome di Gesù. Benedetto il suo sacratissimo cuore. Benedetto il suo sacratissimo cuore. Benedetto il suo preziosissimo sangue. Benedetto il suo preziosissimo sangue. Benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare. Benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare. Benedetto lo Spirito Santo Paraclito. Benedetto lo Spirito Santo Paraclito. Benedetta la Gran Madre di Dio, Maria Santissima. Benedetta la Gran Madre di Dio, Maria Santissima. Benedetta la sua Santa ed Immacolata Concezione. Benedetta la sua Santa ed Immacolata Concezione. Benedetta la sua gloriosa Assunzione. Benedetta la sua gloriosa Assunzione. Benedetto il nome di Maria, Vergine e Madre. Benedetto il nome di Maria, Vergine e Madre. Benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo. Benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo. Benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi. Benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi. Ti adoro ogni momento, o vivo pan del cielo, gran sacramento. O vivo pan del cielo, gran sacramento, e sempre sia lodato l'amabile Gesù sacramentato. L'amabile Gesù sacramentato. Thank you.
Thank you.
Yeah.
Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Siamo nei primi vespri della domenica, della sesta domenica del tempo ordinario. Entriamo in questa festa, quella domenicale, che è il nucleo, che è il centro insostituibile della vita cristiana, questa sera, come sempre, insieme con la Vergine Maria, facendo memoria della sua apparizione a Lourdes. Vogliamo invocare con Maria il dono della docilità del cuore, dell'apertura della vita, della lealtà dei sentimenti e della nostra esistenza. Disponiamoci dunque a celebrare i divini misteri, invocando per noi e per il mondo il perdono dei nostri peccati. Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Gloria a Dio nell'alto dei cieli, pace in terra. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo. Rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, mio Padre onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, che togli i peccati del mondo, anche i peccati del mondo, tu che togli i peccati del che siede alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Dio, che hai promesso di abitare in coloro che ti amano, con cuore retto e sincero, per intercessione della Vergine Maria, apparsa a Lourdes, donaci la grazia di diventare tua degna dimora, per Cristo nostro Signore. Dal libro del Siracide. Se vuoi osservare i suoi comandamenti, essi ti custodiranno. Se hai fiducia in lui, anche tu vivrai.
Egli ti ha posto davanti fuoco e acqua. Là dove vuoi, tendi la tua mano. Davanti agli uomini stanno la vita e la morte, il bene ed il male. Ad ognuno sarà dato ciò che a lui piacerà. Grande, infatti, è la sapienza del Signore. Forte e potente, egli vede ogni cosa. I suoi occhi sono su coloro che lo temono. Egli conosce ogni opera degli uomini. A nessuno ha comandato di essere empio e a nessuno ha dato il permesso di peccare. Parola di Dio. Ripetiamo insieme: beato chi cammina nella legge del Signore. Beato chi è integro nella sua via e cammina nella legge del Signore. Beato chi custodisce i suoi insegnamenti e lo cerca con tutto il cuore. Beato chi cammina nella legge del Signore. Tu hai promulgato i tuoi precetti perché siano osservati interamente. Siano stabili le mie vie nel custodire i tuoi decreti. Beato chi cammina nella legge del Signore. Sii benevolo con il tuo servo e avrò vita. Osserverò la tua parola. Aprimi gli occhi perché io consideri le meraviglie della tua legge. Beato chi cammina nella legge del Signore. Insegna, mio Signore, la via dei tuoi decreti e la custodirò sino alla fine. Dammi intelligenza perché io custodisca la tua legge e la osservi con tutto il cuore. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, tra coloro che sono perfetti parliamo, sì, di sapienza, ma di una sapienza che non è di questo mondo, né dei dominatori di questo mondo che vengono ridotti al nulla. Parliamo invece della sapienza di Dio, che è nel mistero, che è rimasta nascosta e che Dio ha stabilito prima dei secoli per la nostra gloria. Nessuno dei dominatori di questo mondo l'ha conosciuta. Se l'avessero conosciuta, non avrebbero crocifisso il Signore della gloria. Ma come sta scritto, quelle cose che occhio non vide, né orecchio udì, né mai entrarono in cuore di uomo, Dio le ha preparate per coloro che lo amano. Ma a noi Dio le ha rivelate per mezzo dello Spirito. Lo Spirito infatti conosce bene ogni cosa, anche le profondità di Dio. Parola di Dio. Crediamo, grazie a Dio. Alleluia, alleluia. Con voi. Dal Vangelo secondo Matteo.
In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Non crediate che io sia venuto ad abolire la legge o i profeti. Non sono venuto ad abolire, ma a dare compimento. In verità io vi dico, finché non siano passati il cielo e la terra, non passerà un solo iota o un solo trattino della legge senza che tutto sia avvenuto. Chi dunque trasgredirà uno solo di questi minimi precetti e insegnerà agli altri a fare altrettanto, sarà considerato minimo nel regno dei cieli. Chi invece li osserverà e li insegnerà sarà considerato grande nel regno dei cieli. Io vi dico, infatti, se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli. Avete inteso che fu detto agli antichi: non ucciderai. Chi avrà ucciso dovrà essere sottoposto al giudizio. Ma io vi dico, chiunque si adira con il proprio fratello dovrà essere sottoposto al giudizio. Chi poi dice al fratello stupido dovrà essere sottoposto al giudizio. E chi gli dice pazzo sarà destinato al fuoco della Geenna. Se dunque tu presenti la tua offerta all'altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualcosa contro di te, lascia lì il tuo dono davanti all'altare. Va prima a riconciliarti con il tuo fratello e poi torna a offrire il tuo dono. Mettiti presto d'accordo con il tuo avversario mentre sei in cammino con lui, perché l'avversario non ti consegni al giudice e il giudice alla guardia e tu venga gettato in prigione. In verità io ti dico, non uscirai di là finché non avrai pagato fino all'ultimo spiccio. Avete inteso che fu detto, non commetterai adulterio, ma io vi dico, chiunque guarda una donna per desiderarla ha già commesso adulterio con lei nel proprio cuore. Se il tuo occhio destro ti è motivo di scandalo, cavalo e gettalo via da te. Ti conviene infatti perdere una delle tue membra piuttosto che tutto il tuo corpo venga gettato nella Geenna. E se la tua mano destra ti è motivo di scandalo, tagliala e gettala via da te. Ti conviene infatti perdere una delle tue membra piuttosto che tutto il tuo corpo vada a finire nella Geenna. Fu pure detto, chi ripudia la propria moglie le dia l'atto del ripudio. Ma io vi dico, chiunque ripudia la propria moglie, eccetto il caso di unione illegittima, la espone all'adulterio, e chiunque sposa una ripudiata commette adulterio. Avete inteso che fu detto agli antichi, non giurerai il falso, ma adempirai verso il Signore i tuoi giuramenti. Ma io vi dico, non giurate affatto, né per il cielo, né per il trono di Dio, né per la terra, perché è lo sgabello dei suoi piedi, né per Gerusalemme, perché è la città del grande re. Non giurate neppure per la tua testa, perché tu non hai potere di rendere bianco o nero un solo capello. Sia invece il vostro parlare sì sì, no no. Il di più viene dal maligno. Parola del Signore. Gloria a Dio.
fermiamoci in ascolto della parola del Signore, soprattutto del Vangelo, che ci è stato donato in questa domenica sotto lo sguardo di Maria, Madre nostra e prima maestra nella fede. Lo facciamo sottolineando alcuni termini che ricorrono, che sono ricorsi nel Vangelo che abbiamo appena ascoltato. Abbiamo sentito per esempio parlare della legge. Quale legge? Come intendere questa legge di cui parla Gesù? È da intendersi come la strada per andare a Dio. A che cosa serve la legge della Chiesa se non per andare a Dio? La legge non è un fine, come qualcuno può pensare. La legge è un mezzo per raggiungere il fine, perché il fine della nostra vita, la meta del nostro cammino umano e cristiano, è la santità, cioè la piena appartenenza a Dio. La legge ci aiuta ad andare verso la santità, così come ci aiuta a discernere la volontà di Dio per la nostra vita, per la vita della Chiesa, per la vita del mondo, perché nella tua volontà, o Signore, è la nostra pace, nella tua volontà è la nostra gioia. L'altro termine che abbiamo ascoltato è la giustizia. Sicuramente non è la giustizia legale, quella è degli uomini quando c'è. La giustizia di cui parla Gesù nel Vangelo è sinonimo di fedeltà e ancora è sinonimo di santità. L'uomo è giusto quando e se è fedele. L'uomo è giusto quando vive nella santità di Dio. Potremmo dire che in questo senso, cioè nel senso evangelico, la giustizia è la condizione per essere amici di Dio. Lui che è il Santo, Lui che è il Giusto, chiede giustizia come sinonimo di fedeltà e di totale appartenenza a Lui per essere Suoi amici. Una giustizia che riguarda tutto l'uomo. Nessuna parte di noi è lasciata fuori. Non è lasciato fuori il nostro corpo. Non è lasciato fuori il nostro linguaggio. Il vostro parlare sia sì, sì, no, no. Non sono lasciate fuori le relazioni sociali. Tutto nella vita di ciascuno di noi, tutto nella vita delle comunità cristiane è richiamo ed è invito alla giustizia. Vedete, il peccato propriamente detto è il mancare di questa totalità, di questa totalità di giustizia. Chi se ne intende di queste cose sa molto bene che la parola latina peccatum significa mancanza. Un altro termine che abbiamo ascoltato è il perdono. Il perdono come culmine della legge, come attuazione della giustizia del Vangelo.
Se la giustizia degli uomini si basa sulla punizione, la giustizia del Vangelo si basa sul perdono. Il massimo della giustizia evangelica è il perdono, perché con il perdono, nel perdono, Dio manifesta la sua misericordia. È così l'uomo che accetta il perdono di Dio, che accetta il suo amore, è chiamato a vivere perdono. Il perdono non è qualcosa che tocca, non è qualcosa, è qualcosa che si dà, all'insegna della perfetta gratuità. Ma questo è possibile solo con la grazia di Dio. Un altro termine che abbiamo ascoltato è la purezza del cuore e della vita. Oggi si parla poco della purezza. La purezza del cuore e della vita, ancora come fedeltà del popolo, come fedeltà dell'uomo a Dio, come fedeltà che i coniugi cristiani sono chiamati a testimoniare nella società e nella Chiesa. Il perdono contro l'adulterio. Vedete, nella Bibbia l'idolatria è paragonata all'adulterio. L'infedeltà è paragonata all'adulterio. I coniugi cristiani vivono la loro fedeltà nell'amore e testimoniano la scelta l'uno dell'altra e l'altra per l'uno, e dicono alla Chiesa e al mondo che nella fedeltà, che nella verità c'è il loro amore. La purezza del cuore e della vita, come il Vangelo è molto preciso in merito, come sguardo accogliente, non strumentale. La purezza del cuore e della vita come opera di servizio. Il vero servizio vicendevole nell'amore nasce da un cuore puro, come sincerità e lealtà di linguaggio, sincerità di vita, lealtà di vita. Direi infine come sobrietà nel dire e nel fare. Parentesi. Temiamo, cioè abbiamo paura di chi ci vuole riempire la testa e il cuore di chiacchiere. La sobrietà nel dire, la sobrietà nel fare è segno di un cuore puro, disinteressato, di una vita vissuta all'insegna della gratuità. Se ci fate caso, queste cose che ho appena detto e che il Vangelo ci ha detto descrivono il mistero di Lourdes. Uso la parola mistero perché a Lourdes c'è la mano di Dio, e tutto quello che riguarda Dio viene detto, viene denominato mistero, perché va oltre la nostra intelligenza, va oltre la nostra sapienza, va oltre la nostra, scusate il termine, meschinità. Mistero di Lourdes, perché tutto ciò che si è verificato e si verifica oggi a Lourdes
si radica e si giustifica, si può comprendere in qualche modo solo affacciandosi al cuore di Dio. Che cosa è capitato a Lourdes? La Vergine Maria che è apparsa a questa ragazza e l'ha richiamata al rispetto della legge. Andate dai sacerdoti e dite. La Madonna chiede il santuario, chiede il pellegrinaggio. Andate dai sacerdoti e dite. Ancora, a Lourdes si è manifestata la santità di Maria, di Dio. E dove si è manifestata? In Maria Immacolata. Io sono l'Immacolata Concezione. Io sono l'Immacolata Concezione. Un fatto, l'Immacolata Concezione, che si è mostrato come una donna, la Vergine Santa. Ancora il perdono. Che cosa raccomanda la Madonna a Bernadetta Subirù? La preghiera per i peccatori. Quella preghiera per i peccatori e quel perdono che a Lourdes, ma in tutte le parti, viene offerto nel sacramento. Mi ha detto Don Raffaele che in questi giorni nella chiesa dei sacramentini c'è stato un sacco di gente che si è accostata al sacramento della penitenza, sacramento del perdono, sacramento della pace, quello che noi chiamiamo confessione, ma dovremmo aggiungere confessione della misericordia di Dio. E qui mi ritorna in mente un altro grande innamorato della Madonna, uno delle nostre terre, della terra pugliese, Bartolo Longo a Pompei, il quale usava dire: se la mia miseria è grande, la misericordia di Dio è infinita. Infine, Lourdes, il mistero di Lourdes ci parla della purezza. La purezza del battesimo. La purezza di un cuore pulito, richiamato nell'acqua da bere e con cui lavarsi. L'acqua è un segno privilegiato a Lourdes per dissetare la sete di verità e di pace, per lavare la sporcizia che infanga il vivere umano. Ci affidiamo alla Vergine Santa perché lei, alla luce del Vangelo, ci insegni a vivere il rispetto della legge, per andare verso la santità di Dio, chiedendo senza scoraggiarci il perdono e la pace, ritrovando di giorno in giorno quel candore battesimale con il quale abbiamo iniziato l'avventura cristiana. Facciamo la nostra professione di fede. Credo in un solo Dio. Credo in un Signore Gesù Cristo, unigenito, figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato,
per mezzo di cui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza di Gesù. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, il terzo giorno risuscitato, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che il Signore dà la vita, procede dal Padre e dal Figlio, con il Padre e il Figlio, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica ed apostolica, professo solo per te, per il perdono dei peccati, aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Possiamo sedere, così come stiamo facendo nella preghiera, su suggerimento del Vescovo, e l'invito che accogliamo tutte le offerte che saranno raccolte già da stasera per tutta la giornata di domani, saranno devolute per le popolazioni terremotate, per cui vi chiedo di essere più generosi di quanto già solitamente siete. Sacramento e nella
mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Signore, sacrificio, allora e gloria del suo nome, perché nostro e risulta la sua santa Chiesa. Questa offerta, o Signore, ci purifichi e ci rinnovi, e ottenga chi è fedele alla tua volontà la ricompensa eterna che la Vergine Maria invoca per ciascuno di noi. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta rendere grazie a te, Padre onnipotente, con il sangue del tuo Figlio e la potenza dello Spirito hai raccolto intorno a te i figli dispersi a causa del peccato, perché il tuo popolo, radunato nella comunione della Trinità, all'ode della tua multiforme sapienza, sia riconosciuto corpo di Cristo, tempio dello Spirito, chiesa del Dio vivente. Per questo mistero di salvezza, insieme agli angeli e ai santi, cantiamo l'inno della tua lode. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete, bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.
Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nella stessa venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci ha resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Giuseppe, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. L'acqua di Lourdes ci ricorda il battesimo ricevuto e con il battesimo ricevuto quella figliolanza di Dio che ci ha raggiunto fino a farci fratelli gli uni gli altri. In questo spirito di figliolanza e di fraternità ripetiamo la preghiera del Vangelo. Padre nostro, liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Pace del Signore sia sempre con tutti voi. Con un inchino vicendevole scambiamoci il segno della pace. Pietà di noi, Agnello.
ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Thank you.
Preghiamo. O Signore, che ci hai fatto gustare il pane del cielo, fa che desideriamo sempre questo cibo che dona la vera vita, per Cristo nostro Signore. E ora diciamo insieme la preghiera alla Madonna, a Bernadette e alla Vergine Santa. A te, o Padre onnipotente e benedetto, ogni onore e gloria. Tu sei il Santo che rende santi. Nella tua misericordia hai mandato nel mondo il tuo Figlio, principio e compimento della santità per gli uomini e le donne di tutti i tempi della storia. Egli ha infuso sulla Chiesa e sul mondo lo Spirito Santo per guidare i cristiani, giovani e adulti, nel cammino della perfezione. Lo Spirito Divino è il soffio che alita la vita con suavità e forza. Lui è il fuoco che accende d'amore il cuore degli uomini. Lui è l'acqua rigenerante che irriga di bontà le membra stanche dell'umanità. Ti preghiamo, Signore, perché hai arricchito dei tuoi... Ti ringraziamo, Signore, perché hai arricchito dei tuoi doni la giovane ragazza dei Pirenei, Santa Bernadette. Con il suo sostegno possiamo camminare fiduciosi sulle orme di Cristo Gesù e fedeli alla sequela del Maestro giungere sicuri alla patria beata del cielo. Bernadetta guidi i nostri giorni, i nostri giovani sulle strade della fede, ottenga per loro l'apertura del cuore, la prontezza nel servire ai malati e ai sofferenti, la gioia nella speranza che non delude. La Vergine Madre Maria di Nazareth, che si è presentata a Lourdes come l'Immacolata Concezione, ci accompagni lungo i giorni della vita. Lei che ha chiesto alla giovane Bernadetta la preghiera e la penitenza, ci insegni la preghiera che intenerisce il cuore di Dio e la penitenza che fortifica il procedere nella storia. Santa Bernadetta ci protegga dagli assalti del male che ci assedia. La croce di ogni giorno sia vissuta, o Dio, nella perseveranza d'amore, nel tuo amore. Nella sofferenza il nostro cuore non conosca smarrimento. Nel servizio generoso ai fratelli la nostra disponibilità non sia intaccata dallo scoraggiamento. Nella fatica quotidiana possiamo gustare la consolazione della generosità vissuta nella responsabilità. E mentre ci impegniamo con lealtà e competenza nella costruzione della città terrena, il nostro sguardo non si distolga dalla città futura, dove tuo Dio, Trinità Beatissima, ci attendi per il premio riservato ai tuoi figli fedeli. Il Signore Gesù faccia risplendere su di noi il suo volto e per intercessione di Santa Bernadetta ci conceda pace. Egli è Dio e vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Thank you.
Eccellenza non poteva terminare questa meravigliosa celebrazione senza esprimerle il grande grazie che viene dal profondo del mio cuore e da tutta la nostra confraternita per la vicinanza che ha avuto sempre, quest'anno in modo particolare per noi. Io credo che è stato anche senza dubbio il vostro entusiasmo che ha portato qui la reliquia di Santa Bernadetta. E tra la Madonna e Santa Bernadetta hanno suscitato, dopo 2 anni di pandemia, hanno suscitato di nuovo tanto entusiasmo, tanta gioia. Forse il ritorno di tanta gente non è che si era allontanata per cattiveria, perché non credeva più, no, ma forse per semplice apatia, perché questa pandemia ha portato a apatia purtroppo in tanti cristiani. La Madonna e Santa Bernadetta hanno suscitato tanto in questi giorni, quella scalinata, e io l'ho chiamata la Scala Santa, come quella di Roma, perché è stato un continuo salire e scendere di tanti fedeli, giovani, meno giovani, anziani, con tanta difficoltà, eppure sono saliti, hanno pregato, alcuni si sono confessati, sono venuti a messa, hanno fatto la comunione e sono tornati il giorno dopo. Questo è stato bello. E tutto questo grazie al vostro appoggio, al vostro entusiasmo, che ha dato entusiasmo anche a me e a tutti i confratelli. Grazie, Eccellenza. Grazie con tutto il cuore. Troppo buono. Troppo buono. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Per intercessione di Santa Bernadetta Subirù, vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La misericordia del Signore sia la nostra forza, andiamo in pace. Concludiamo la celebrazione con il canto finale. Vi chiedo di restare tutti fermi al vostro posto e poi potremo lasciare la cattedrale insieme alla Madonna, servendoci anche delle uscite laterali.